Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi stiamo per recensire lei, questa action cam della XTU, la S6, che ragazzi, un'action cam low cost che mi ha stupito in tutti i sensi. Quindi adesso, prima di vederla in azione, prima di spiegarvela nel dettaglio, direi di fare un veloce unboxing, anche se già la state vedendo in azione, perché è quella che mi sta riprendendo. Quindi adesso, unboxing! La confezione è davvero ben fatta, anche i materiali della scatola stessa sono di buonissima qualità, anche questo vetro sopra, in plastica ovviamente, che ci fa vedere la telecamera all'interno, quindi veramente ben confezionata. Abbiamo due piccole scatolette, una un po' più grande e una un po' più piccola. All'interno di quella un po' più grande troviamo un sacco di roba, ma veramente un sacco, tutti i tipi di aggancio, supporti di ogni tipo, di ogni forma, di angolazione, un laccetto per il fissaggio, ancora supporti, biadesivo, supporti, fissaggi, supporti, un case per quando lo utilizziamo non in acqua, un adattatore USB per schede micro SD per quando vogliamo vedere le nostre registrazioni nel PC, dopodiché ancora supporti ed infine un piccolo telecomando per far partire le registrazioni, scattare foto che ovviamente potremo andare a collegare al polso tramite il laccetto che abbiamo visto prima che è finito qua. Dopodiché abbiamo l'altra piccola scatoletta, o meglio più piccola rispetto a quella che abbiamo guardato adesso, e al suo interno troviamo laccetti per il fissaggio, fascette, cavo d'acciaio per il fissaggio, questo per fissare le videocamere al manubrio della bicicletta, un panno in microfibra e un cavetto USB Type-C, cioè veramente una quantità di accessori davvero incredibile. E poi infine troviamo lei, la piccola action cam inserita all'interno del case impermeabile, quello che gli permette di diventare un'action cam subacquea. Quindi questo è il case con adattatore sgancio rapido stile GoPro e poi abbiamo lei, la piccola XTU S6. Ragazzi, una qualità dei materiali, delle plastiche veramente pazzesca, sembra un action cam di altissimo livello per quanto riguarda i materiali, davvero incredibile. Ma tutte quelle che sono le sue caratteristiche principali le vedremo tra poco nel video. Avete visto all'interno di questa confezione della XTU S6 quanti accessori abbiamo al suo interno, veramente abbiamo di tutto, già quando lo andiamo ad acquistare abbiamo agganci, supporti per ogni tipo di situazione e in più all'interno della XTU S6 già inserita abbiamo una micro SD da 64 giga, quindi non vi serve assolutamente nulla una volta che l'acquistate per poterla utilizzare subito senza spendere altri soldi, cioè veramente un prodotto super completo per quanto riguarda gli accessori, ma è anche super completo e super performante per quanto riguarda le prestazioni. Ovviamente ci tengo a precisare che non state comprando un action cam di altissimo livello, non state comprando una GoPro, non state comprando una Insta360, non state comprando il top di gamma, ma state comprando un prodotto per rapporto qualità prezzo davvero davvero notevole, qualcosa di incredibile per quanto riguarda le sue prestazioni al suo prezzo. Per chi non vuole spese incredibili perché la vuole usare solo in determinate situazioni ogni tanto, cioè quindi non vuole fare un investimento importante, questa Action Cam XTU S6 è quello che stavate cercando, perché veramente ci dà quello che abbiamo bisogno, cioè un action cam con stabilizzazione che ci permette comunque di fare dei video che possiamo utilizzare, possiamo condividere senza spendere e senza svenare il nostro portafoglio. Adesso andiamo a parlare di com'è lei per quanto riguarda le sue caratteristiche, cosa è in grado di fare. Allora, lei è un action cam con due display, uno posteriore e uno frontale, quello frontale da 1.2 pollici, quello posteriore da 2 pollici touch, mentre quello frontale non è touch ma ci dà solo le informazioni e le immagini che sta inquadrando, quindi per farci selfie, per riprendere appunto frontalmente abbiamo i dati di registrazione e tutto, ma non è possibile modificare nulla, mentre in quello posteriore ovviamente potremo modificare tutto quello che ci serve. E in più è molto semplice e
ed intuitivo. Il campo visivo è di 170 gradi, quindi ha un grand'angolo ed è quello che serve in una action cam, quindi questo è molto importante. Ovviamente ha la stabilizzazione, come vedremo, e in più ha una cosa molto interessante: oltre alla stabilizzazione software che ha lei al suo interno, che potremmo gestire in due modi, nel senso che avremo una stabilizzazione più leggera e una stabilizzazione più pesante, potremmo noi decidere quale utilizzare, ha anche la possibilità di registrare i video in formato compatibile con Giroflow. Per chi non sapesse cos'è Giroflow, è un software gratuito disponibile sia per PC Windows che per i Mac, che ci dà la possibilità, caricando i video compatibili con Giroflow, quindi che al suo interno contengono i metadati che Giroflow è in grado di gestire, ci va a regalare una stabilizzazione pazzesca. E questo, ragazzi, è qualcosa di veramente interessante, perché voi dite: vabbè, allora se ci vuole un software in più? No, ragazzi, lei è già stabilizzata. Ma anche le action cam più performanti, una stessa GoPro per dire, che è il top della stabilizzazione delle action cam, anche GoPro ha la possibilità di essere stabilizzata nei suoi video in maniera ancora più performante con Giroflow. Quindi questa è una cosa da non sottovalutare, da tenere in considerazione. E poi chi volesse utilizzare questa action cam nei droni FPV, ancora più interessante, perché lì Giroflow è usato ancora molto di più che per le riprese, diciamo, classiche a cui noi siamo abituati. Sui droni FPV si tende spesso a usare Giroflow perché ci dà una stabilizzazione e ci crea un cinematic video molto più fluido e bello da vedere. Quindi questa è una funzione che ci tenevo a sottolineare. Dopodiché sotto abbiamo un attacco a vite, quello classico standard, per poter fissare qualsiasi tipo di cavalletto a gancio, o altrimenti potremmo usare il suo case in plastica, dove la potremmo andare ad inserire al suo interno e utilizzare ovviamente i classici attacchi GoPro che abbiamo sia in confezione o che magari abbiamo già noi, perché magari li utilizzavamo già in un'altra action cam. Sopra abbiamo due tasti, uno per l'accensione, uno per far switchare dal monitor posteriore a quello frontale e viceversa, per accedere al menu dove andremo poi con il touch a selezionare tutte le varie impostazioni. Poi qua sul fianco abbiamo due pulsantini con due frecce che ci danno la possibilità di scorrere all'interno del menu senza utilizzare il touch. Poi qua da parte abbiamo uno sportellino in gomma che, se lo andiamo ad aprire, abbiamo una presa Type-C per la ricarica della batteria e una presa micro HDMI. Sì, perché utilizzando un cavo micro HDMI a HDMI potremo andare a collegare questa action cam direttamente ad un monitor o a un televisore. Quindi sicuramente completa davvero in tutto, e quello che mi ha veramente impressionato sono anche i materiali. I materiali sono pazzeschi, ragazzi, non è la solita plastica cinese low cost, no, dal punto di vista qualitativo della costruzione dell'action cam è qualcosa di veramente veramente super interessante. E anche il microfono mi ha impressionato. Infatti il video introduttivo era fatto appunto, registrato con lei, ho lasciato appunto anche quello che era la sovraimpressione con il nome in basso a sinistra, perché almeno vi dimostravo che era il video registrato con lei. Anche i video che vedrete tra poco sono tutti registrati con lei, ho lasciato il login in basso. Quel logo ovviamente è possibile attivarlo, disattivarlo nelle registrazioni video, e l'ho lasciato solo per dimostrarvi che tutto quello che andate a vedere è stato registrato con lei. Adesso direi di andare a vedere la sua parte interessante, cioè il suo menu di gestione. Innanzitutto, per accendere l'action cam basta tenere premuto il tasto M che abbiamo qua sopra per qualche secondo, e in un attimo siamo già all'interno del menu della nostra XT-U S6. Vedete com'è veloce l'accensione. Qua sotto abbiamo le parti più interessanti, cioè quello che sono le impostazioni e la configurazione video. Sul primo simbolo, quello con la videocamera, potremo andare a selezionare la tipologia di video che dobbiamo andare a registrare, quindi video normale faremo un video classico. Dopodiché abbiamo time lapse, lento, non fate caso alla traduzione in italiano un po' approssimativa, perché lento sta per slow motion e lapse video sta per time lapse, quindi il menu è in italiano però è tradotto un po' approssimativo. Sott'acqua è la possibilità di registrare con l'action cam sott'acqua, utilizzando però ovviamente il case che abbiamo visto che troviamo all'interno della confezione, questo case che ci permette di utilizzare questa action cam fino a 40 metri sott'acqua. Dopodiché abbiamo loop macchina che ci permette di utilizzare questa action cam come dash cam, quindi registrare tutto quello che succede al di fuori della nostra auto. E poi abbiamo video più foto, appunto per registrare video e foto in contemporanea. Poi abbiamo l'opzione foto, dove ci dà la possibilità di registrare foto normali,
time lapse, autoscatto, scatto a raffica, lunga esposizione o foto in RAW, dove avremo ovviamente delle foto molto più importanti per quanto riguarda l'ingombro nello spazio della micro SD, però avremo delle foto molto più complete per quanto riguarda i dati disponibili, quindi per essere modificate magari in color correction. Dopodiché, tornando indietro, cliccando su 4K 30, qua andremo a selezionare la risoluzione, perché lei arriva fino a 4K 30 fps come risoluzione massima, però poi possiamo scegliere tra 4K 30 fps e Super View, quindi con un grandangolo maggiore rispetto a quello standard che ho utilizzato io. Poi abbiamo la risoluzione a 2.7K 30 fps, 1440 60 fps, e possiamo arrivare a una risoluzione di 1080 fino a 120 fps. Poi abbiamo le varie impostazioni sempre per quanto riguarda il video. Qua potremo andare a attivare e disattivare l'audio, quindi il microfono, potremo andare appunto andare a disattivarlo o attivarlo, e poi possiamo andare a selezionare la codifica video, questo è importante. Potremmo scegliere tra H.265 e H.264, ovviamente H.265 è l'ultimo arrivato, quindi avremo una qualità maggiore con meno spazio occupato sulla micro SD, però poi dipende dal software di gestione che abbiamo all'interno del nostro PC, se ovviamente supporta l'H.265 come gestione del file video. Dopodiché abbiamo giro ACE, dove potremo andare a selezionare la stabilizzazione. Potremo avere disattiva, normale, super o giro data. Giro data è la stabilizzazione che vi dicevo prima, utilizzando appunto il software Giro Flow. Vi ricordatevi che se utilizzate giro data, il video che andrete a realizzare con l'action cam non sarà stabilizzato, quindi dovrete utilizzare per forza Giro Flow poi per stabilizzarlo, quindi non avrete nessuna stabilizzazione data dalla action cam. Mentre se utilizzate super o normale, avrete due stabilizzazioni diverse, cambia la performance, però sarà stabilizzato il video già quando lo andrete a scaricare, mentre con giro data no, il video va stabilizzato dopo con il software Giro Flow, anche se il risultato è sicuramente molto molto migliore rispetto ovviamente alla stabilizzazione direttamente fatta con un action cam. E questo, come vi ho detto, vale anche per action cam molto più costose di questa. Poi abbiamo tutte le varie impostazioni, abbiamo anche la qualità video, possiamo mettere alta, cioè veramente abbiamo tantissime impostazioni disponibili. Allora, dopodiché abbiamo questo piccolo ingranaggio qua a destra che ci permette di accedere a tutte le impostazioni dell'action cam, quindi non più le impostazioni video ma le impostazioni proprio dell'action cam. Vedete lo spegnimento, quello che è la formattazione della scheda video, cioè il volume del microfono, cioè veramente abbiamo tantissime impostazioni che possiamo configurare, tra cui il wifi. Attivando il wifi dell'action cam potremo utilizzare il nostro smartphone scaricando l'applicazione Android o iOS che si chiama XTU, che ci permetterà, collegando lo smartphone al nostro action cam tramite la rete wifi creata dall'action cam, e potremo accedere appunto a quello che sono tutti i file all'interno dell'action cam per poterli scaricare direttamente all'interno del nostro smartphone e anche vedere in live cosa sta inquadrando la nostra action cam direttamente dallo smartphone. Quindi devo dire che funziona anche molto bene la sua applicazione. Dopodiché, uscendo da questo menu, abbiamo appunto delle altre informazioni. Nella parte superiore abbiamo lo stato della batteria, quindi quanta carica abbiamo, il microfono, che vedete che adesso è bianco perché comunque il microfono è attivato. Se dovessi andare a disattivarlo, vedrei appunto che il microfono è disattivato. Poi vedete una manina con dei simboli intorno che ci dice che la stabilizzazione è attiva. Dopodiché abbiamo un simbolo nel display che ci fa vedere tutti i file che abbiamo all'interno della nostra action cam, che potremo vedere direttamente dal display dell'action cam. Dopodiché, come vi ho detto, abbiamo due display disponibili. Quello posteriore avete visto che è touch, quello frontale ovviamente non è touch ma ci dà tutte le informazioni e ovviamente ci fa vedere cosa sta inquadrando. Tenendo premuto il tasto con le due frecce qua sopra, vedete che in un attimo sono passato al display frontale. Ovviamente, come vi ho detto, non è touch, però abbiamo tutte le informazioni necessarie. Poi guardate come si vede davvero molto molto bene. Tenendolo premuto ancora per un attimo, passeremo ancora al display posteriore. Con i tasti qua sul fianco, come vi ho detto,
potremo andare a far scorrere il menu, quindi senza utilizzare il touch potremo, vedete, far scorrere il menu senza utilizzare il display touch, quindi in base a quello che uno vuole utilizzare o si trova più comodo utilizzare. Quindi questo, ragazzi, è quello che è il suo software e come è in grado di essere gestita appunto nelle sue impostazioni. Adesso volevo farvi vedere quello che è stato in grado di fare. Quello che state vedendo è l'utilizzo in bici. Ho fissato ovviamente l'action cam alla bicicletta con i supporti in dotazione. Ragazzi, questo è il risultato, è qualcosa di veramente incredibile, come questa action cam con la sua stabilizzazione, non utilizzando giro flow ma utilizzando la sua stabilizzazione, il risultato è questo. Direi davvero davvero notevole per un action cam che, vi ricordo, costa 100 euro, quindi qualcosa di veramente impressionante. Adesso sentite anche l'audio. Così è quello che si può ottenere in bicicletta con la stabilizzazione super e l'audio, quello del microfono che abbiamo inserito all'interno della XTU S6. Cioè, avete capito, anche l'audio, secondo me, mentre andavo in bicicletta e l'action cam stava inquadrando a una distanza di circa mezzo metro da me, l'audio secondo me è stato davvero molto molto buono e pulito. Adesso invece andiamo a vedere cosa è in grado di fare sott'acqua utilizzando il suo case, e il risultato è questo. Questo è quello che è in grado di fare lei utilizzandolo al mare. Questo è quello che ho registrato io al mare in Sicilia quando ero in vacanza, e il risultato direi che è davvero anche qua notevole per un action cam che, ripeto, costa 100 euro. Queste invece sono le foto scattate con lei, anche dal punto di vista dei colori, secondo me della risoluzione direi davvero notevole per un action cam appunto low cost. E poi, come ultima cosa, queste sono delle riprese fatte un po' così a cavolo per farvi vedere come un action cam ad uso familiare ci permette comunque di avere un risultato davvero molto interessante, appunto senza svelare il nostro portafoglio, per questi utilizzi magari sporadici quando andiamo al mare, quando andiamo in montagna, per qualche passeggiata, per chi non vuole un action cam per sport estremi perché magari la usa solo ogni tanto, quindi non vede il motivo di dover spendere magari tanti soldi per un utilizzo magari sporadico di una volta ogni tanto. Quindi, ragazzi, spero di essere riuscito a trasmettervi la qualità di questa action cam. Ripeto, non state acquistando il top di gamma, non state acquistando una GoPro, ma vi dà la possibilità di realizzare dei video di buonissimo livello, tranquillamente utilizzabili, direttamente condivisibili con il vostro smartphone. Cioè, veramente un prodotto che secondo me merita tanto per un rapporto qualità-prezzo davvero impressionante, anche di costruzione da non sottovalutare. Ragazzi, anche a livello costruttivo questa action cam è davvero impressionante. Se l'acquistate, fatemi sapere cosa ne pensate, perché secondo me è davvero un ottimo prodotto. Quindi, ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione, la mia prova di questa action cam XTU S6 vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler, arriva anche di lei, erano arrivati degli spoiler, dei piccoli video riguardanti quello che era in grado di fare. Sempre su Instagram trovate anche tante cose riguardante la simulazione di guida, e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche direi quando sarà in offerta su Amazon, lì la trovate sicuramente oltre che qua sotto in descrizione. E sempre se vi va iscrivetevi anche al mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove metto tutti i prodotti che magari recensisco ma che non tengo perché tutto non lo posso tenere, e magari anche lei la trovate lì ad un prezzo ancora più basso rispetto a quello che è il suo prezzo originale, perché davvero lì li metto a prezzi veramente scontatissimi, perché comunque sono prodotti che io ho recensito ma che non posso tenere ovviamente tutto, soprattutto perché tante cose magari sono pure doppie. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video.